Mediaset presenta. Progettare l'habitat. Solo prestando attenzione alla sperimentazione artistica, il design e l'architettura possono creare l'habitat del futuro. Il Mazda Contemporary Space è uno spazio espositivo nel cuore di Milano che si propone di indagare il rapporto esistente tra arte e movimento. Solo attraverso la comparazione delle diverse forme espressive possiamo registrare lo spirito del tempo. La mia passione per il design nasce dal periodo scolastico. Mi laureo in architettura ma con indirizzo di disegno industriale e da lì nasce l'attenzione al dettaglio, al particolare costruttivo, sia una casa o uno spillo. Ogni oggetto ha la sua vitalità e quindi deve dare il senso di muoversi, di cambiare, di trasformarsi, di diventare qualcos'altro. Origami è stato uno dei progetti di mobilità, in questo caso una mobilità sull'acqua. La grande peculiarità di questo progetto è stata proprio quella di variare quelli che erano i canoni di progettazione di una barca e quindi di dare mobilità non solo nel movimento che esso deve sviluppare quando è in navigazione, ma anche quando è in rada. Quindi questa barca si apre e quindi forma appunto uno spazio maggiore, si trasforma, cambia di dimensioni, di vitalità. Il movimento della bicicletta è dato non solo dal fatto che oggi le biciclette sono sempre più prestazionali, ma in questo caso il movimento è proprio del telaio della bicicletta che si trasforma in questo caso specifico da una bicicletta in conformazione con la traversa alta per la bicicletta da uomo e con una semplice leva la possibilità di abbassarla e quindi avere la conformazione della bicicletta da donna. E quindi il medesimo oggetto senza cambiare le geometrie in una bicicletta è sempre comunque diversa. I designer non si devono sostituire agli artisti e gli artisti non si devono sostituire ai designer. Oggi, soprattutto nell'ambito del design, è sempre labile quello che è il vincolo che passa tra una parte artistica, un elemento prettamente artistico e un elemento prettamente di design. Per noi il design significa produzione industriale, deve essere un elemento ripetitivo, un elemento che io posso realizzare una volta e ripeterlo più volte per fargli abbassare il costo di produzione. L'artista deve fare quel pezzo unico. Se i disegni industriali di Massimo Facchinetti generano mezzi di trasporto unici e polifunzionali, le architetture ecosostenibili di Giulio Ceppi recuperano il movimento disperso al fine di creare e produrre nuove energie. L'interesse per l'architettura e il design nasce da due fattori principalmente. Il primo è la voglia di farsi domande sul mondo e sul senso delle cose, perché l'architettura e il design è un modo di ragionare sulla realtà. E il secondo sull'attenzione ai processi, perché le cose comunque si trasformano e si modificano e quindi bisogna anche gestirne il divenire. Questi due elementi credo che siano per me molto importanti nel mio modo di lavorare e di progettare. Credo che il progetto di Villoresi Est manifesti proprio questi due fattori, cioè la voglia di osservare il cambiamento e quindi di intendere l'architettura come un luogo anche di sperimentazione e di ricerca, e la capacità di porsi domande sul futuro e quindi un'architettura che non è una risposta a un presente immediato, ma è una domanda
in chiave sostenibile sul futuro. E quindi qui abbiamo applicato una serie di principi molto importanti, dalla geotermia, l'utilizzo di un tetto captante, una serie di fattori, ecco, che hanno proprio la funzione di spostare un po' in avanti la visione di quelle che sono oggi le infrastrutture legate al viaggio e al trasporto. Una dimensione oggi credo onnipresente, cioè sarebbe molto più difficile progettare l'immobilità che non il movimento, però ecco, questo non vuol dire che non si debba interpretarlo o dargli delle chiavi di letture innovative. I progetti che sono presentati al MAX hanno scale molto diverse, perché si va dal Piedibus, che è un sistema per accompagnare i bambini a scuola, educandoli alla sostenibilità e a vivere la città, al progetto dell'Area C, che è un sistema di decongestione dei centri urbani, a infrastrutture, dal locale di mensa di Ravenna col tetto verde, fattori di risparmio energetico e idrico molto elevati, fino ad arrivare a Chilometro Zero Road, che è un progetto di infrastruttura che trae dall'ambiente circostante le energie che la strada stessa consuma e quindi diventa a impatto zero, o comunque cerca di abbattere il suo impatto sul territorio usando dei moduli tecnologici per produrre energia rinnovabile con un nuovo modello di sostenibilità della strada stessa. Il rapporto tra l'arte del progetto, che è quella di cui posso parlare, e il movimento, secondo me, sta nel cambiare, diciamo, il punto di vista del soggetto, del consumatore. Cioè, il progetto serve a innovare e a convincere le persone che il nuovo ha un valore, ha un significato diverso da quanto esisteva prima. Quindi per me il movimento non è tanto il movimento degli oggetti e delle cose, ma è il movimento del pensiero delle persone. Mazda ha presentato